Ad adesso è tornato il sereno grazie al successo con il Teramo, condito da una prova di carattere. Ora però serve quella continuità che è mancata in passato e l'esame con la temibile Civitanovese più che importante. Mister Gian Donato conferma l'11 che ha battuto la capolista. Alterio è il terminale offensivo e alle sue spalle agisce Di Senso. Il tecnico marchigiano Morganti ha a disposizione quasi tutta la rosa, indisponibili solo Serantoni e Genoese. A centrocampo c'è l'ex Rachini, in avanti la coppia Osagede e Buonaventura. Al sesto, sugli sviluppi di un calcio di punizione, la palla arriva all'altro ex Marotta che calcia di prima intenzione, ma Sant'Andrea è pronto. I rossoblu si presentano con un ruolino di marcia ottimo. Nel 2011 hanno conquistato 13 punti su 18 a disposizione. Al 19esimo però è la Tessa che si rende pericolosa. Il colpo di testa di Alterio si stampa sul palo, ma poi si alza la bandierina del primo assistente. Sono gli ospiti che provano a fare la partita. Al 29esimo si rivede la Tessa con una conclusione della distanza di Boschetti senza fortuna. E al 32esimo arriva il vantaggio dei rossoblu. Lancio dalla tre quarti, Buonaventura in posizione regolare, fa sedere De Fabritis e fulmina Sant'Andrea sul secondo palo. Al 38esimo l'ivoriano Osagede in area riceve da Buonaventura, ma il suo diagonale finisce sull'esterno della porta. Al 44esimo ancora un lancio insidioso di Buonaventura, ma Rachini non è puntuale all'appuntamento con il gol dell'ex. Nel corso della ripresa Gian Donato modifica l'assetto tattico inserendo prima Pedalino e poi Amadio per passare ad un 11 più offensivo. Cambiano gli uomini ma il risultato resta fermo sull'1-0 per i rossoblu. Mancano le emozioni forti con la Tessa che più pimpante che prova a bucare la retroguardia rossoblu che rischia poco o niente. Mister Gian Donato inserisce anche Rosetti nel tentativo di recuperare. L'occasione arriva al 36esimo con Di Rubero di Nocera inferiore che assegna il penalty alla Tessa per una trattenuta di Bordia ai danni di Alterio. Sul dischetto si presenta Capitan Brack che non sbaglia e pareggia il conto. Al 43esimo la Civitanovese resta in 10. Moschese rifila un calcio a De Fabritis e guadagna anzitempo la via degli spogliatoi. In pieno recupero la Tessa ha a disposizione l'occasione buona per andare avanti. Paniccia prima smanaccia sulla conclusione di Alterio, bravo a liberarsi. Poi la difesa rossoblu si salva in extremis. Al 48esimo Di Senso prova direttamente su calcio piazzato. L'estremo ospite sfiora alzando sulla traversa. Finisce così 1-1 con la Tessa che rimedia lo svantaggio del primo tempo e mette in cassaforte un altro punto prezioso. Dopo una partita come quella di mercoledì contro il Teramo non era facile, soprattutto a livello nervoso, e questo l'abbiamo pagato soprattutto durante il primo tempo. Poi, una volta che siamo andati sotto, non c'era più nulla da perdere, siamo buttati davanti, e lì la squadra ha dimostrato, oltre al cuore, anche una buona condizione fisica, perché abbiamo giocato solo 3 giorni fa, quindi paradossalmente abbiamo corso più secondo che il primo, però penso che sia stato un calo a livello nervoso il primo tempo. Il primo tempo abbiamo fatto bene, secondo me potevamo fare anche un altro gol se avevamo un po' più di cattiveria o un po' di fortuna. Nel secondo tempo loro ci hanno preso un po' il sopravvento territoriale, però devo dire che è chiaro che si soffriva perché buttavano le palle per creare qualche mischia così. Certo, un rigore a pochi minuti alla fine fa un po' rabbia, anche perché secondo me poteva anche non esserci.